Vai. Buonasera a tutti da Piermario Ferraro, stampa di Vercelli Corriere Eusebiano. Scusate il ritardo, comunque ci troviamo questa sera ancora con Stefania Gassi, docente di scienze naturali all'Ipsia Lombardi Tisfaccio di Vercelli e con immenso piacere ancora una volta con Angelica Malinverni e la sua dolce figlia Caterina. Ecco, buonasera ovviamente a tutti gli ospiti che sono presenti appunto a questa serata. Ecco. Dovete sapere che queste due donne così coraggiose e piene di vita, già protagoniste al Metropolitan di New York qualche mese fa, si sono viste ancora in scena nella Grande Mela all'interno del Pavillon Arta Vita, che ha organizzato una videoproiezione con le foto migliori appunto selezionate a tema libero. E la loro immagine, come era già successo appunto in precedenza, ha toccato il cuore di molti di noi, ma non soltanto ovviamente a Vercelli, ma anche in Europa e adesso appunto anche oltre oceano. Questa foto, che si può dire ormai è diventata storica, è stata stampata sulla brochure di presentazione del Pavillon di New York in occasione di questa rassegna fotografica che ha avuto luogo dal 30 marzo al 2 aprile, quindi è finita proprio pochi giorni fa. Ecco. Quindi si è conclusa e vediamo appunto nel dettaglio di che cosa si tratta. Ecco, Stefania, ci racconti brevemente di questo tuo nuovo successo a livello internazionale. Innanzitutto buonasera a tutti e mando un grande abbraccio, un bacione enorme a Angelica e a Caterina, un abbraccio anche alle mie colleghe e amiche che sono presenti questa sera, ci sono sempre e ringrazio con tutto il cuore del loro sostegno e della loro amicizia. Sì, in realtà è stata la seconda fase, la fase conclusiva dell'impresa, diciamo così, del Metropolitan Contest di fotografia, quello che ha fatto così emozionare mamma Angelica. E ricordo perfettamente ancora adesso la sua gioia al telefono quando gliel'ho comunicato. Dopo questa menzione al contest, l'associazione si è, come dire, collegata al Pavillon Arta Vita, che ha spazi espositivi non solo a New York, ma anche a Santa Barbara, a Miami e a San Diego. Così, tutte e tre le fotografie, quindi quella di Angelica e di Caterina, poi il paesaggio svizzero di Landa, che è una frazione di Briga, e l'interno della chiesa di San Maurizio a Zermatt, sono state esposte durante la videoproiezione. Ora vi faccio vedere questa brochure, per chi non l'avesse ancora vista. Angelica l'ha vista in anteprima. Eccola qua. Proprio visto, è stata illustrata, presentata in maniera un po' ai visitatori dell'Art Expo, cioè spiegando come si svolge la manifestazione in queste città che vi ho detto, e sotto c'è la data con il mio nome e la sede del Pavillon. Quindi in ordine c'è Angelica, Caterina, Randa e la chiesa di San Maurizio che è di Zermatt. Ecco, adesso zoom. No, Sì, vai. no, Vai. vai, No, vai, vai. finito, vai Finisci, pure. finisci. No, appunto, sentivamo adesso la signora Angelica. Ecco, si aspettava questo ulteriore successo e sapeva di questa esposizione alla Pavillon Arta Vita? Sì, perché Stefania mi aveva avvisato che ci sarebbe stata questa videoproiezione, ma non mi aspettavo l'ulteriore successo della brochure. Ecco, è un'ennesima riprova di questa nostra immagine ha suscitato insieme emozione non solo a noi e a chi ci conosce, ma proprio anche a chi la vede e la osserva per la prima volta. Ed è un qualcosa che io trovo incredibile, ecco, è molto bello e emozionante. Con chi ha condiviso maggiormente una gioia così grande? Vabbè, dalla prima telefonata dello scorso settembre fino a devo dire che la mia famiglia, come sempre, mi ha accolto, sopportato e supportato in tutti i miei cambiamenti di umore, dalle urla di felicità all'incredulità, perché comunque prima di tutto è arrivata una felicità indescrivibile e poi effettivamente subentra un po' di incredulità perché è una cosa molto più grande di noi, che arriviamo insomma da un piccolo paesino fra le risaie e arrivare fino a New York è una cosa che non capita a
a tutti e tutti i giorni, ecco. E dopo la mia grande famiglia, tutti i nostri amici che ci hanno accompagnato in queste nostre avventure sulle strade italiane, percorrendo le mezze maratone e le maratone. Ecco, qual è secondo lei l'aspetto di questi eventi che dà maggiore emozione? È la condivisione di quello che riusciamo a suscitare, ecco, perché comunque poter raccontare anche solo attraverso una fotografia la nostra storia, secondo me è qualcosa che va al di là solo della fotografia. Ognuno vede con i propri occhi dei particolari che sono molto personali e poi li si possono condividere tutti insieme ed è una grande gioia, ecco, sapere che la nostra immagine ha suscitato così tanta emozione. Torniamo a Stefania, ecco, si potrebbe ripetere secondo te questo evento anche qui a Vercello, magari anche fuori regione, comunque in Italia, si potrebbe fare in modo che mamma Angelica possa raccontare la sua storia, la sua gioia, le sue emozioni anche appunto in città e fuori da Vercelli? Ma a mio giudizio assolutamente sì, perché io e Angelica ci siamo già in un certo senso mosse per fare degli incontri con il pubblico in estate sia a Valtournanche che ad Antey. C'è però tuttavia una nota dolente che abbiamo riscontrato, perché mentre a Valtournanche si sono dimostrati come al solito molto comprensivi e molto disponibili, dicendo di aspettare per via delle prossime elezioni amministrative, invece ad Antey abbiamo avuto silenzio totale. E sono state interpellate più persone pure con PEC. E questo un po' ci ha sconfortato parecchio, perché Angelica è una donna, è una mamma, una persona che ama raccontare la sua vita, una persona da cui prendere esempio, una persona da ammirare per il coraggio che dimostra sempre. Quindi è giusto darle voce, perché si tratta di una tematica, proprio questa dell'inclusione sociale, assolutamente fondamentale. È vero anche che in Valle d'Aosta le cose funzionano in maniera un po' diversa da quelle che siamo abituati a vedere qui, perché ci si appoggia prevalentemente alle biblioteche comunali e quindi occorre vedere da chi è composta la biblioteca dopo eventuali queste elezioni amministrative che a Valtournanche si terranno, quindi ci hanno detto aspettiamo e poi vediamo. Ad Antey proprio non è una cosa giustificabile, perché è stata da poco rinnovata la giunta comunale e abbiamo detto sono state interpellate proprio persone diverse proprio perché non si riceveva risposta. Adesso non so se Angelica vuol dire qualcosa a riguardo anche lei. E diciamo che una semplice risposta, anche negativa, è sempre una risposta comunque. Invece la non risposta lascia comunque il seme del dubbio, perché come se la si può interpretare? Che cosa significa non rispondere? Non lo so, mi lascia un po' senza parole, ecco. Ecco, c'è magari chi sostiene la consueta rivalità tra Piemonte e Valle d'Aosta, ecco, la Valle d'Aosta e i valdostani pure, ma è sempre così? Ma solitamente no, perché a parte un numero ristretto di casi, forse dove non sono abituati alla tecnologia attuale, devo dire che ho sempre avuto riscontri positivi, da Valtournanche in primissimo luogo. L'altra sera, quando abbiamo fatto la presentazione del giudizio universale, c'era anche gente collegata da Pont-Saint-Martin e da Perlot. C'era una mia amica Nadia che ancora oggi mi ha scritto, mi ha mandato una preghiera bellissima, che sa che è un inno alla Madonna che mi piace molto e quindi me l'hanno registrato apposta perché io lo potessi sentire quando voglio, ecco. Anzi, addirittura mi hanno anche detto di tornare anche a Perlot a maggio, perché il mese è proprio mariano, in cui la chiesetta è aperta la domenica mattina per più tempo, perché c'è anche un museo da fotografare, quindi hanno molta fiducia anche nelle mie capacità e poi sono amicizie belle che nascono ad esempio sui prati, proprio è stata una cosa proprio semplice, in tutta umiltà, in tutta semplicità, ecco. E anche a Pont-Saint-Martin c'è la signora Cristina che ha preso parte anche alla videoconferenza sul carnevale che avevo fatto proprio a febbraio, è sempre disponibilissima. Poi apprezzamenti anche dai sindaci di Rennes-Notre-Dame e di Biona, come parleremo più avanti. Ecco perché io e Angelica ci stupivamo di tutto questo silenzio. Dante, oltretutto io sono sempre stata anche lì, ho fatto dei servizi fotografici e sono sempre stata in ottimi rapporti con tutti.
Ecco, passiamo ancora a parlare con Angelica. Ecco, come hai conosciuto Stefania e come si è evoluto il vostro rapporto? Ecco, ci racconta di Stefania, non investe in questo caso di fotografa, ma di insegnante di sostegno. Ecco, come insomma, ce la vuole raccontare, ecco, sotto questo aspetto? Sì, noi abbiamo conosciuto Stefania quando Caterina frequentava il liceo prima artistico e poi musicale al liceo, l'Istituto La Grangia. È stata insegnante di sostegno di Caterina e insomma diciamo che imparare a conoscere Caterina e avere un rapporto con lei è molto facile perché lei è comunque dolcissima e proprio buona. Stefania ha voluto conoscerla attraverso i miei racconti e poco per volta si è instaurato un vero e proprio rapporto che oltre da insegnante e allieve è diventato di amicizia. Infatti quando poi c'era stata quella serata appunto della fotografia, io mi ero permessa di chiederle se insomma le piaceva, le sarebbe piaciuto partecipare alla serata anche lei, e lei ha accolto subito il nostro invito. Ecco, è un rapporto comunque che non può essere basato solo sulla semplice didattica. I rapporti di insegnante-alunno, quando si tratta di inclusione, quando si tratta di ragazzi speciali, è un rapporto che va coltivato giornalmente, anche comunque con i genitori. Noi dobbiamo essere ascoltati nelle esigenze dei nostri ragazzi, e quando dall'altra parte degli insegnanti così collaborativi, così con voglia di imparare e di fare, è solo un piacere. E noi lasciamo i nostri ragazzi con la totale fiducia nella scuola. Dunque, Stefania, tu hai sempre detto di avere un forte legame con l'Istituto Superiore La Grangia. Pensi che il tuo rapporto con Caterina Angelica abbia rinforzato questo legame, questa simbiosi? Sì, il mio legame è dettato dal fatto che io ho studiato lì 5 anni al liceo linguistico, poi mi hanno dirottata verso la biologia. E poi per altri 5 anni ho fatto la docente, prima di sostegno e poi di scienze naturali. E di sicuro l'esperienza lavorativa che ho vissuto con Angelica e con Caterina è stata una delle più belle, perché nasce da una data che ogni anno ricorda la perdita del mio papà, e quindi quel giorno che ho avuto la nomina, proprio l'8 di ottobre, ho proprio sentito il suo aiuto dal cielo, anche perché era la prima volta che ben dopo 8 anni riuscivo a lavorare nella città di Vercelli pienamente, senza più farla pendolare. E perché poi fare, secondo me, l'insegnante di sostegno, secondo me è proprio una missione vera da compiere nella vita. In più, ecco, quindi saresti propenso magari... Sì, parla. L'8 di ottobre è anche il compleanno di Caterina, quella abbiamo avuto proprio un rincorrere. Insomma, dei segnali, ecco, giusto. Esatto. Quindi saresti propensa, Stefania, a convertirti sul sostegno magari un domani e magari proprio alla grande in via definitiva? No, ormai è tardi, per questa abilitazione è entrata a tempo indeterminato, sulla materia ha portato fatica e sofferenza non indifferente. C'è anche da dire che purtroppo c'è una continua mentalità da parte di buona parte delle persone che fare l'insegnante, quelli al di fuori della scuola, che fare l'insegnante di sostegno equivalga a fare ben poco tutto il giorno. Questo io anche l'ho sentito personalmente con le mie orecchie, bene anche a Gattinara anni fa, oltretutto in un ambiente dove aiutare i ragazzi disabili è la priorità, cioè sempre poi per colpa di qualcuno siamo tutti etichettati, ma non è così, perché ci sono insegnanti che lavorano con grande passione, con grande serietà ovunque. Altra nota dolente è che diversi colleghi snobbano la nomina sul sostegno, però in realtà bisognerebbe mettersi nei panni delle famiglie che devono prendersi cura di questi ragazzi, capire la sofferenza e pensare di dare il massimo, perché queste persone hanno proprio bisogno del nostro aiuto. Ed io, nella mia esperienza precedente sul sostegno, è sempre quello che ho cercato di fare, imparando anche lavori manuali, dalla cucina al salabara, alla scuola alberghiera, la teoria della chimica idraulica, liti, oppure anche, come nel nostro caso, allietare le giornate di Caterina, cosa che a me ha procurato tanta gioia ed entusiasmo. Poi ti dico, in via definitiva non posso dire niente al momento, di sicuro non è stato facile accettare certe leggi penalizzanti per chi lavora da tanto tempo come me,
Però devo dire che al momento attuale sono molto tranquilla, sto bene nel mio ambiente lavorativo e voglio concludere l'anno scolastico con il massimo impegno, anche perché di cose da fare e belle ce ne sono tante. E sì, del resto sappiamo che hai anche incarichi particolari che ti hanno comunque permesso di praticare e lavorare anche sulla fotografia. Sì, io sono funzione strumentale all'ITI per ambiente e salute e con una classe proprio dell'ITI abbiamo svolto un progetto presso l'archivio di Stato di Vercelli sulle pergamene riciclate, con fotografie fatte da me, catalogazioni ad opera di dei fanciulli che così hanno arricchito un po' il bagaglio culturale e hanno imparato a descrivere anche un qualcosa. Abbiamo anche realizzato una presentazione fotografica sul Natale ecosolidale a Piazza Palazzo Vecchio. Alla fine devo dire che seppur certi legami siano assolutamente indissolubili, poi nel nostro lavoro le decisioni non sono così facili, scontate come si crede. Anche è un lavoro sempre imprevedibile, ha sempre sorprese, anche se siamo a tempo indeterminato. Alla fine poi però c'è sempre un equilibrio, si superano i momenti difficili e si riesce ad andare d'accordo con tutti. Basta volerlo. Ecco, tornando alle foto che hai esposto insieme a quelle di Angelica e Caterina, hai avuto anche riscontro dalle località svizzere che hai appunto coinvolto in questo tuo progetto? Sì, da Randa, lì dalla frazione di Briga, mi hanno invitata anche a soggiornare qualche giorno in estate, però purtroppo è un po' lontana e non so se è fattibile per i mezzi di trasporto e anche per le questioni familiari che conoscete. Mi sono però ripromessa di andare in giornata sempre in Svizzera, sul lato del Gran San Bernardo, c'è un'area picnic con un lago di Champlex, che hanno detto che è molto bello, in zona Orsière, e anche per fare un breve reportage di promozione territoriale. Adesso bisogna solo capire come organizzare, come arrivare, anche per evitare i pedaggi costosi. Purtroppo le strade della Svizzera richiedono un pedaggio piuttosto consistente per via delle vignette, degli abbonamenti che ti costringono a fare anche sull'autostrada così. Sì. Però da Zermatt si sono limitati, diciamo, al pollice alto. Marina voleva intervenire. Patrino, sì. Non vuoi venire a fare qualcosa? No, quando volete. Ma qual è la procedura? Niente, mi si chiama, mi devo solo organizzare perché non guidando la macchina è un po' un problema. Vabbè, Trino non è il capo, cioè, veniamo a prenderti. Sì, quando volete. Ma qual è la procedura a chi devo inoltrare la richiesta, al comune? Ma no, chiedi direttamente a me. Io non sono al comune. Cioè, in che cosa consiste questo tuo intervento concretamente? Che cosa succede? Io di solito vengo contattata tramite le proloco della Valle d'Aosta, poi ci si mette d'accordo per un rimborso del viaggio del conducente. Ma che cosa fai? Gli eventi praticamente, o promozione territoriale, quindi magari anche solo semplicemente paesaggio, musei, opere d'arte che vengono, magari queste chiesette adesso giusto appunto dicevo l'altra sera, vengono aperte su tema e chiamano magari per fotografare una reliquia, per dire, oppure semplicemente paesaggio, oppure una festa. E il discorso sull'inclusione invece? Con l'inclusione è collegato adesso a questo evento, che a questa brochure che c'è stata, quindi abbiamo deciso con Angelica e Pier Mario di parlarne ancora pubblicamente. Ok, ma mandami del materiale su WhatsApp. Sì, va bene, senz'altro. Mandami del materiale, io lo giro. Purtroppo anche a Trino abbiamo le elezioni amministrative, quindi adesso so. Sì. Adesso il problema, sai qual è? Che adesso so con chi parlo, e poi dopo le elezioni non lo so. Vabbè, ci accordiamo. L'assessore con cui finisce anche la scuola, vediamo un po' come vanno le cose. L'assessore con cui sono più in contatto non si è più ripresentata perché per motivi di famiglia non ce la fa. E quindi non so chi la sostituirà. Quindi se mi mandi subito. Sì, assolutamente. Sì. Mi mandi certo. Subito, lo giro. Finiamo, poi te lo giro, senz'altro. Ok. Vai, Mario, prosegui pure. Ecco, restando sempre in tema di Svizzera, stai per concludere un progetto fotografico
riguardante la Svizzera. Ecco, di cosa si tratta? Guarda, a inizio giugno contiamo di tornare alla dogana di Gondo, sotto Domodossola, e a Simplondorf per concludere il portfolio che è dedicato alla Stockalper Weg. È una delle più antiche vie volute da Napoleone Bonaparte per gli scambi commerciali. Ci sono comunque ancora dei musei storico-scientifici da immortalare, e dopodiché ci tengo a mangiare una buona fonduta dalla mia amica Rosvita, e poi inizierò a scrivere questo fotolibro sulle tracce del barone Stockalper, che vorrei presentare poi a dicembre, a fine d'anno 2023. E come anteprima vi svelo soltanto che il mio desiderio sarebbe che questo libro fosse in doppia lingua, quindi in italiano e in tedesco. Ecco, restando in tema di fotolibri, ne sono usciti altri due, ecco, cioè, puoi raccontare questi sì. Due nuove uscite? Uno è una raccolta fotografica sul carnevale di Pont-Saint-Martin, e l'altro riguarda la presentazione proprio dell'altra sera del dossier del giudizio universale tra Piemonte e Valle d'Aosta, che sono entrambi disponibili su Amazon al prezzo di 10 euro e sono usufruibili anche con la carta docente. Ecco, poi di questi libri organizzeremo anche più avanti, in dettaglio, quando sarà pronto anche il trattato sul Sempione, ne parlerò di nuovo in coda a questo evento, quindi penso per fine anno poi daremo una cosa ufficiale. Sono già comunque disponibili per chi volesse acquistarli o anche per associazioni, per organizzare eventualmente una raccolta fondi. Ecco, Stefania, sei stata protagonista non soltanto negli Stati Uniti, ma anche a Tokyo. Proprio a marzo, quindi pochi giorni fa, con alcune fotografie di Vercelli scattate durante l'infiorata della scorsa primavera e quella natalizia nella Basilica di Sant'Andrea. Ecco, il sindaco al prossimo consiglio comunale, salvo ulteriori impegni, proprio ti riceverà per congratularsi pubblicamente per questo trofeo che hai vinto. Ecco, le foto sono state esposte, come dicevamo, lo scorso marzo al padiglione Art Fair nel corso della notte dedicata all'arte, dove tutte le opere sono state proiettate in una serata trascorsa tra la musica e il buon cibo. Sì, è un mini trofeo, proprio un piccolo riconoscimento di partecipazione. Ovviamente non sono comparsa tra i vincitori assoluti, perché comunque tenete conto che oltre alla fotografia ci sono anche altre arti, ad esempio la pittura e la scultura. Diciamo che comunque portare in alto la città di Vercelli è sempre un onore. Come è anche quando ci sono foto di località più piccole o della provincia o anche della stessa Valle d'Aosta, che sono già state premiate per belle iniziative anche per riviste, per contest internazionali. Quella dell'Infiorata è stata una delle più belle iniziative della nostra città, perché richiama anche l'arte di Gaudenzio Ferrari. Quindi c'è un richiamo alla scuola gaudenziana proprio nella Natività, che si ispira all'affresco della Cappella di Cibiasco alle porte di Varallo Sesia. Quindi a maggior ragione sono stata molto contenta di questa pubblicazione per Contemporary Art Station presso la sede di Tokyo. Poi, se avete visto quella foto con quell'arco floreale intorno al rosone, è stata un'inquadratura molto gradita, che era già stata menzionata a Circle Foundation for the Arts, sempre a New York. Ecco, i fiori sono un tema molto caro a Stefania. Dovete sapere appunto che Stefania, sotto la guida di suo papà, appassionato alpinista e fotografo, nel tempo libero ha iniziato a fotografare i paesaggi sempre con i fiori in primo piano. Ecco, ma Stefania ha anche da poco definito i fiori come l'essenza di una donna, quindi sono sempre le donne protagoniste, Angelica, Caterina, ma anche Adela, il personaggio principale che è al centro della relazione del convegno, il convegno Le Sfide, che si è tenuto da poco al Castello di Novara, organizzato dal sindacato CISL in collaborazione con il CAI di Novara, per raccontare la vita di una donna in montagna, dei suoi sogni che si sono realizzati. Ecco, Stefania ha preso parte a questo convegno sempre con le sue belle fotografie di Val Tournanche. Ce ne vuoi parlare? Sì, intanto io ringrazio Elisabetta, che è una colonna portante della CISL di Vercelli, che mi ha coinvolta in questa bellissima iniziativa, mi ha accompagnata e mi sopporta sempre quando sono in ansia e faccio pasticci con i moduli. E ho pensato subito a questa mia amica Adele, perché anche lei, come Angelica, è stata messa a dura prova dalla vita, però per fortuna si è trattato di una malattia che Adele, con grande forza, con grande coraggio, con grande determinazione, è riuscita a sconfiggere in maniera definitiva.
Adele ha coronato il suo sogno, quello di vivere a Val Tournanche in uno chalet delizioso in fazione Brenga, e nonostante sia nata nei pressi di Tortona è un personaggio molto amato in Valle d'Aosta dai Vautornin, che sono legati proprio alla tradizione, quella della veglia di Vautornin, che ho presentato al convegno di Novara. Per chi non lo sapesse, la veglia è un evento che è sempre tenuto ogni 2 anni in frazione Cretaz, notturna, che è un bellissimo villaggio antico della Val Tournanche che vi suggerisco di visitare. Abbiamo quindi potuto ammirare volti di donne anziane, ma anche di donne giovani che si sono calate nella realtà degli antichi mestieri. Per esempio abbiamo la lavandaia, la sarta, e speriamo che queste tradizioni, appunto ora che siamo liberi dalla pandemia, vengano sempre conservate, ripetute, con questo amore e con questa dedizione. Ecco, quindi Stefania, hai avuto finalmente spazio anche in presenza a Novara, e ora speriamo che insomma anche a Vercelli tu riesca a fare qualcosa, e poi anche con Angelica e Caterina per raccontare la propria storia. Hai qualcosa in programma attualmente da proporre per eventi in presenza, oltre alla storia di questa dolce mamma e la figlia? Ecco, come dicevamo prima con Marina, si può organizzare tranquillamente anche a Trino. Poi volevo sentire anche la colonia felina Micorandaggio, quella dell'ex OPN, per una campagna di raccolti fondi. Avevo proposto un'esposizione di foto di montagna con il progetto Mountain View, e vorrei precisare che nonostante sia stata dichiarata conclusa, e meno male, l'emergenza Covid, avevo intenzione di mantenere attiva questa piattaforma Meet, per i seguenti motivi. Innanzitutto perché è difficile trovare degli spazi espositivi, e quando si trovano questi hanno un costo non indifferente. Bisognerebbe sempre cercare di avere un patrocinio o una sponsorizzazione. Ci sono anche amici, persone che conosco e che hanno problemi di mobilità, familiari infermi o mobilità ridotta, poi come sapete io stessa non guido, e trovo che sia decisamente comunque più comodo operare da remoto per poter coinvolgere gli amici che hanno esigenze lavorative diverse, e poi comunque è gratuita, non si paga alcuna entrata. Ecco, siamo arrivati adesso alla Mountain Wire. Lo hai appena citato tu, ecco, un progetto realizzato per la rivista Landscape Photography Magazine, che non poteva del resto non coinvolgere una persona che come te è così devota e appassionata della montagna. Ecco, vediamo un particolare: dovete sapere che non solo le classiche località valdostane, quelle come Maior, Cervinia, Val Tournanche, Reims, Notre Dame, sono state menzionate, ma anche Chamonix, e soprattutto la novità è Vercelli, fatta apparire, ecco, come luogo di montagna. Ecco, come mai? Come hai trovato questa possibilità? Ho proprio spacciato Vercelli per località di montagna, perché la nota dolente di questa città è proprio il caldo. Niente, ho semplicemente scattato una fotografia a casa di alcuni miei amici, sono Maria e Piero, che ringrazio sempre per la loro ospitalità in Corso Palestro, dove hanno una terrazza panoramica, dove la città di Vercelli si può ammirare dall'alto. Ve le faccio vedere. Eccole qua, allora. Eccola, non so se la vedete, ecco, da lì c'è la pienezza, lo splendore del Monte Rosa, qui c'è la cima del Cervino, e da punta del Monviso poi sull'altro lato, e cogliendo anche insieme la cupola del Duomo, quindi è tutta Vercelli su 360 gradi, quando c'è il tramonto è bellissimo. E invece la foto di Val Tournanche in veste primaverile ha partecipato non solo a questa mostra multimediale, ma anche al libro su Gauguin e Van Gogh. Sì, questa tra l'altro è la foto dalla casa di Adele, proprio dal suo chalet. Esattamente questo è capitato in Germania con Nix Winter per Enter into Art, che cerca sempre interpreti di arti visive per i libri ispirati a grandi pittori come questi che abbiamo citato, ma anche a musicisti come Beethoven. Io ho preso parte alla rassegna su Beethoven perché c'erano i Moonlight Sonatas, e avevo candidato delle foto del Pen du Sucre al Gran San Bernardo e la foto di Venezia in notturna con la luna piena sul Canal Grande, un'emozione indimenticabile. Poi hanno fatto anche delle rassegne dedicate a Puccini e anche a personaggi storici. Ora tocca a Marco Polo, a 700 anni dalla nascita. Devo ricercare tra tutte le infinite foto di Venezia se c'è qualcosa di candidabile attinente al tema. Ecco, però alla fine è stata scelta la foto del Cervino sotto le stelle, come sapete, la notte stellata, come aveva caro questo tema Van Gogh.
E invece a Courmayeur spicca la foto del Monte Bianco e dello Gil Noir del giardino botanico Pavillon, una bellissima inquadratura. E poi tra l'altro la chiesa di Notre Dame de Guérison, e si sono complimentati appunto per il successo della foto di questa chiesetta tra i colori autunnali, e poi c'è Rennes Notre Dame. Sì, è piaciuta molto al gruppo Skyway Monte Bianco, quindi sono anche rimasta in ottimi rapporti con un mio amico Remo, che era originario di Cervinio, in Cervinio, il mio extra paziente maestro di sci, bravissimo insegnante, ma con pessima allieva. E ora si occupa della manutenzione di questo santuario, che ha alle spalle proprio il Monte Bianco. Ho fatto sapere della mostra multimediale, anche il sacerdote era molto contento, perché si tratta comunque di un percorso di devozione, di pellegrinaggio e di contemplazione assoluta, che secondo me sono uno dei regali più belli di Madre Natura. E qui c'è la foto invece di Rennes Notre Dame, quando io ho fatto l'accompagnatrice naturalistica per il corso Cover FOP nel 2009, sono andata in Trou a fare lo stage e poi ne ho approfittato per visitare Rennes Notre Dame. Ecco, molto bella la foto di Chamonix, e tuo papà ama molto questo tipo di inquadrature. Eh sì, eccola qua. Lui è sempre come se fosse lì con me durante i momenti di scatto. Che maestosa questa cima, si chiama Aiguille du Dru e fa parte del gruppo delle Aiguille Vertes. È stata scattata dalla Mer de Glace, ora però dovrei dire purtroppo ex Mer de Glace. Il ghiacciaio si è estinto. Siamo noi a uccidere la nostra madre suprema con il nostro egoismo e la nostra indifferenza. E ricordiamoci però che le sue vendette sono quelle più crudeli. E oltre alle montagne anche l'arte in Valle d'Aosta, stai muovendo piccole località come Perlò, ieri tenuto una presentazione sul giudizio universale molto apprezzata dai residenti, tuoi amici ormai, e amici in tutta la Valle d'Aosta, si può dire. Beh, sono sempre bellissime esperienze, anche per il fatto che si incontrano nuove persone, come hai detto tu, si instaurano dei bellissimi rapporti di amicizia. Infatti, come dicevo prima, sono stata invitata a fotografare i dettagli della chiesa di San Salvatore di Perlo a maggio, poi dovrò andare ancora al Parc Animalier, c'è ancora in sospeso l'alpeggio di Nus e diverse iniziative che adesso valuteremo man mano come poter fare, ecco. Ecco, sono Angelica ancora collegata. Ecco, i prossimi eventi con i maratonabili. Se mi hai perso. Siamo. Sì, sì. Qua. Mi sentite? Sì, prego, prego. Sì, sì. Ti parlava dei prossimi interventi con i maratonabili. Sì, abbiamo praticamente fra la prima domenica dopo Pasqua parteciperemo alla mezza maratona a Genova, che tra l'altro dedicheremo a un nostro carissimo amico runner di Genova, che è prematuramente scomparso improvvisamente a metà dicembre, e quindi tutta la corsa sarà completamente dedicata a lui. E nel frattempo abbiamo iniziato un charity program, una raccolta fondi dedicata ai maratonabili e legata alla rete del dono e alla Maratona Reale di Torino, che quest'anno è una gara a tappe, 4 tappe, è legata alla rete del dono, è un charity program, perché quando noi corriamo i maratonabili si fanno carico delle spese della partecipazione di ogni atleta speciale e dell'accompagnatore, quindi il pettorale della gara, il vitto, l'alloggio, è tutto a carico della squadra e per ogni atleta speciale. E il sogno di questa raccolta fondi è partecipare a una mezza maratona all'estero, in una capitale europea. È un sogno che abbiamo rimandato, perché purtroppo avevamo già iniziato la raccolta fondi nel 2020, è solo che poi è scoppiata una pandemia mondiale e diciamo che l'abbiamo messo in un cassetto, e quest'anno ritentiamo per un altro anno. Ecco, questo è il nostro obiettivo a lungo termine. Noi abbiamo una decina di atleti speciali, e insomma sarebbe proprio una bella occasione di inclusione e divulgazione sportiva sociale, ecco.
Ci avviamo alla conclusione, se c'è qualche intervento delle persone che sono presenti. Sì, potevo chiedere una cosa ad Angelica. L'altra sera mi ha colpito molto un'affermazione, una tua affermazione, quando hai detto che grazie anche, insomma, alla fotografia e ti si è aperto un mondo con un sacco di opportunità che non avresti mai pensato di poter conoscere, appunto, di fare tutte queste esperienze. In quale circuito siete? Perché io ho sempre avuto così contezza di queste manifestazioni tramite Stefania, però direttamente non ne so più di tanto. Noi siamo associate a questa onlus che si chiama I Maratonabili. È un'associazione di volontariato, sono spingitori di carrozzine, praticamente sono runner che partecipano anche alle loro gare tradizionali oppure i trail in montagna, che però periodicamente prestano le loro gambe per far correre i nostri ragazzi speciali. E noi partecipiamo a maratone, mezze maratone, a corse di chilometri e negli eventi dove chiedono magari anche solo la partenza, come il Tour de Jean, che è praticamente l'evento sportivo per eccellenza in Valle d'Aosta. E noi sono 9 anni che partecipiamo anche solo a quei 200 metri iniziali del Tour de Jean, in mezzo a 2 ali di folla a Courmayeur che ci applaudono come se fossimo anche noi atleti che arriveranno poi all'arrivo. Sono emozioni da vivere che non si possono raccontare, perché noi in tutti questi anni abbiamo conosciuto Valeria Straneo, abbiamo conosciuto proprio dei campioni veri e propri, che però in mezzo a noi si mettono a correre con i nostri atleti speciali, e donano le loro gambe a noi per far vivere questo sogno ai ragazzi. Grazie, bellissimo, grazie. Padiglia. Deve essere anche molto faticoso. Ho un gatto che mi sta tirando giù, scusate. Amore, non viene stasera. È faticoso e anche molto emozionante. Bella. Eccola, perché i nostri ragazzi vivono a piedi. Oh, che bella. La mia tosca è di là, invece. Ecco Giampi. E anche la mia è di là. Ecco Giampi. Saluta bene. Fatti vedere che sei un gattino beneducato. Ciao, amore. Della ecco zia. Giampi. Ciao, patatone. Dai, vai. Sì, deve essere molto impegnativo comunque un programma di questo genere. Però ci ha aiutato praticamente ad avere un calendario molto le nostre uscite dalla nostra comfort zone, e quindi occasioni di inclusione che altrimenti non avremmo, perché comunque lo sport è inclusiva di tutte, perché tutti possono arrivare al traguardo fino a gara con le proprie forze. E io all'inizio della nostra carriera sportiva, diciamo dopo la prima mezza maratona di Genova, avevo scritto una lettera dedicata ai maratonabili dove spiegavo le mie emozioni da mamma ad aspettare, perché di fatto noi nella nostra vita sportiva abbiamo sempre tifato per il mio papà, per il nonno di Caterina, per i suoi cuginetti, però di fatto lei non è la protagonista di un evento. E invece da quando corre, come dico sempre io l'ho detto al traguardo, e poi andiamo a cercare il percorso, il passaggio, e poi andiamo al traguardo. Non c'è il vincitore nella squadra, perché loro partono e arrivano tutti insieme. Però quello che è bello è che quando appaiono loro con i palloncini bianchi, capisci che hanno vissuto davvero la corsa. Il motto della nostra squadra è correre, sognare e vincere. E quello che ho sempre detto io, correre sanno fare, sognare quello che piace di più a tutti,
e vince perché loro vincono quella medaglia, la vita ha negato, e invece tutte le volte che dopo il traguardo gliela mettono al collo è un'emozione indescrivibile. Vero. E la foto di Stefania che ha fatto il giro del mondo riguarda l'arrivo a... praticamente era la foto che è stata fatta quella sera che Giusy Versace ha donato la carrozzina alla gara a Caterina. Quindi tra l'altro doveva esserci Valeria, quella sera lì, l'altra professoressa storica di Caterina. Poi alla fine mi sono aggiunta io su invito di Angelica e dopo che è stata donata questa bellissima carrozzina Caterina, Angelica si è sciolta in un momento di grande emozione, io ero in agguato con la Nikon e le ho fatto questa foto che poi è stata premiata dapprima a livello locale da un contest anche sulla disabilità, sull'inclusione sociale che si era tenuto a Carisio, e siamo andati al mattino presto, siamo andati a prendere il premio. E dopodiché ho cominciato a far gareggiare questa fotografia nell'ambito della sezione ritrattistica, proprio per sottolineare la tematica di quanto sia importante includere questi ragazzi. E devo dire che prova e riprova è arrivata a New York, proprio con grande nostro stupore. Nessuno si aspettava una menzione in questo settore. Quel momento lì, diciamo che quella sera di ottobre lì del 2014 è stata per noi una serata indimenticabile. Anche perché non si usavano ancora i reel, i video in diretta come adesso. E quindi la foto è davvero la memoria storica di una serata speciale. Infatti avevamo anche scritto a scuola quella mattina che siamo andate e con Caterina la festa continua ed è continuata davvero. Dopo 9 anni, se ci pensi. Complimenti a tutte e tre. Passione, amicizia, è quello, è il denominatore comune, binomio vincente, diciamo. Sì. Magari con Marina avrete modo anche in futuro di fare qualcos'altro, Stefania. Sì, non volentieri. Quando Marina ha bisogno ci organizziamo. Per qualsiasi, abbiamo fatto anche per esempio una raccolta fondi per la Lilt con il mio libro del San Bernardo. Argentino, che è venuta molto molto bene. Adesso infatti tengo anche aperta questo spazio in modo tale che anche se qualche associazione di volontariato volesse presentare le sue attività, organizzare una campagna di raccolta fondi, può farlo tranquillamente da qui, coinvolgendo tante persone per organizzare poi gli eventi in presenza successivi. Volentieri. Studiamo. Quando si vuole, organizziamo, nessun problema. Poi ti dicevo prima, ho messo anche a disposizione dell'UCIM per la professoressa Barale, con accordi con la professoressa Remus, che è stata mia collega, mi avevano proprio chiesto per piacere di fare quel convegno di psicologia ed era stato molto interessante quando c'è stato il lockdown. Quindi hanno utilizzato questo canale proprio per amicizia, io ho proprio donato. Ho capito. Quindi siamo appunto in conclusione di questa bella serata, e quindi non so se Stefania vuole ancora aggiungere qualcosa per chiudere un po' la... No, adesso sto facendo degli altri contest un po' sempre in giro, e sto presentando altre foto, adesso magari ho fatto anche delle giornate FAI di primavera e hanno apprezzato molto le fotografie della delegazione di Novi Ligure. E adesso conto magari a Pasquetta di andare sempre tra Piemonte e Liguria, anche perché ho scoperto tramite il FAI sempre la curiosità che la chiesa di Mignanego, le porte di Busalla sul Passo dei Giovi, è di proprietà del FAI e stanno ristrutturando là dietro. Per puro caso, una cosa curiosa è stata che praticamente quando ho visto queste notizie, a fianco c'era un'inserzione pubblicitaria dell'Idealista, c'era la casa del mio bisnonno in vendita e volevo andarla a rivedere, così la famosa casa gialla che raccontava mio papà quando erano sfollati,
Appunto, sto cercando anche di promuovere un po' posti, anche per dirli io, dei posti un po' nascosti per valorizzare. A me piace molto valorizzare le piccole località. E quindi spero di continuare a farlo. Bene. Allora, poi ci risentiremo quando prossimamente, presto. Noi speriamo di avere altri successi, ve lo faremo sapere. Vabbè, di stare questo non so se sarà così semplice. Ma io provo, tanto a tentare cosa costa. È gratuito, no, è semplice, quindi bisogna sempre tentare nella vita. Usare. Va bene. Grazie. Grazie a tutti e a risentirci a presto. Ancora buona Pasqua. Buona Pasqua. Un bacione grande a tutti. Buonanotte. Ciao.